Vincenzo Gnutti, Fitness Privé, e questa è la prima lezione di gambe addominali e glutei del mese di marzo 2023. Ultimo mese di programmazione per quanto riguarda il nostro canale Fitness Privé, poi vedremo se ricominciare la stagione prossima, col prossimo autunno. Ad ogni modo, oggi si lavora e si lavora ancora per le prossime 4 settimane. Quello che ci serve oggi è l'elastico, quasi tutta la lezione è con gli elastici, anzi tutta la lezione è con gli elastici. Vi consiglio di prendere un light, perché poi faremo degli esercizi addominali che ci serve l'elastico light, quello più leggero, e un medium per quanto riguarda poi i glutei e le gambe che faremo adesso. Ok? Abbiamo tutto? Io direi che siamo pronti per partire, attacco la musica e andiamo per la prossima mezz'ora di lavoro. La caratteristica di questo mese è che lavoreremo praticamente prima tutta la mia parte destra, poi quella sinistra. Ok? Ce la possiamo fare. Musica, c'è. Ottimo. Ci scaldiamo. Facile, facile. Ancora. Ultimi 4, 3, 2, leggeri scottini. Morbidi, morbidi. Partiamo dal lavoro di hip hinge. Ancora. Facile, facile per noi. 4, 3, 2, piccoli two touch. Così. Ancora. Ultimi. Di nuovo squat al cetro. Un po' più dinamici. Così. Ancora. Dammi gli ultimi. Piccoli leg curl. Così. Ancora. Perfetto. Di nuovo squattini. Così. Ancora. Ultimi. Piccoli knee up. Knee up. Ancora. Ultimi 8. 4, 3, 2, ultimi spottini. Così. Fatto ancora, 8. 4 gli ultimi. Marcia. Iniziamo con lo scaldare bene. Mi dai un bello squat. Lento, scendi in 2, sali in 2, 4, 3, 2, con me, scendi in 2, sali in 2, ancora, lento, sì, ancora, ultimo, piccola pausa, ripeti, sempre lento, 4, 3, 2, vai, scendi, sali, ancora, scendi, sali, ultimi due, ultima, stringi bene il gluteo nel salire, stop, perfetto, elastico, fantastico, mettiamo sotto i piedi, per l'esattezza, piede destro, ben sotto. Ok, bene così. Quello che vorrei vedere adesso è uno squat e su con la gamba sinistra, quindi squat e knee, ripeto, squat, knee, ok? Proviamo insieme, 4 volte. Ci sei? Vai. Giù, sinistra, giù, sinistra, giù, sinistra, giù, pausa. Tutto chiaro? Troppo facile. Ripetiamo, questa volta 8 insieme, vai, 8, 7,
6, la gamba destra rimane sempre giù, la sinistra si solleva. 4, 3, 2, piccola pausa, perfetto. Ripeti, stessa gamba. 4, 3, 2, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa, semplicissimo. Ultimo giro, 4, 3, 2, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa. Da qua l'elastico rimane sotto il piede destro, infilo il piede sinistro completamente infilato. Ok, da qua avremo squat ed estensione d'anca anche posteriore, guarda, squat, extend, fermi gli addominali, non inarcare, una da 4, insieme, vai, la destra è ferma, la sinistra si solleva, pausa, 3 da 8, destra sempre ferma, sinistra si muove, insieme, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccola, pausa, 4, 3, 2, di nuovo, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccola, pausa. Ripetiamo, ultima, ci sei, vai, 8, 7, 6, contrai bene quel gluteo, 5, 4, 3, 2, stop, tutto chiaro? Terza serie, insieme, vai, 8, 7, 6, 5, estendi bene, 4, l'addome, 2 ancora, stop, perfetto, l'elastico, lo porti all'altezza del bacino e ci andiamo a distendere, pancia all'aria, gamba destra a terra, gamba sinistra sollevata, infila le mani nell'elastico, lo schiacci a terra e da qua faremo bridge per i glutei. Tieni le mani a terra, pronti a farti 4, insieme, ci sei, vai, 4, ricordati, piede destro a terra, sinistro su, pausa, 3 serie da 8, insieme, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, altre 2 serie, 6, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, ultima 8 in arrivo, pronti? Insieme, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, strizza bene, 2, stop, porta l'elastico appena sotto il ginocchio, ok? Ti stendi sul decubito laterale, con la destra verso l'alto. Flettile anche le ginocchia a 90 gradi e da qua
abduci e scendi per 4, vai, 1, 2, 3, pausa, potete ripetere 3 serie da 8 insieme, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, andiamo a ripetere, altri 8, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, terza e ultima, troppo facile per noi, vai, 8, 7, bello profondo, 6, 5, 4, 3, 2, ne manca uno, stop, sta qua, consiglio vivissimo, prendi l'elastico leggero, ok, benissimo, addominali, porta l'elastico leggero attorno al piede destro, ok, benissimo, mano sinistra estende, da qua gradirai vedere dei bellissimi lavori completi ad andare a toccare praticamente in teaser monopodalico il piede, guarda, sei teso, hai il braccio indietro, sali e tocchi per poi scendere, ok? Il braccio e l'elastico ti aiutano a salire e andare vicino, ok? Per 4, vai, 4, 3, 2, pausa, l'elastico è un facilitatore, il che ti dovrebbe permettere di fare il movimento più profondo del solito. 3 serie da 8 insieme, pronti? Vai, 8, 7, tocca bene il piede, 6, tieni la gamba tesa, 5, 4, 3, 2, pausa, 4, 3, di nuovo, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, ultimi 8, 4, 3, 2, vai, 8, 7, profonda la rotazione, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, decubito laterale, sì, abbiamo il lato destro verso l'alto, ok? Da qua, altro non faremo che dei bellissimi movimenti di crunch laterale. Questo braccio mi aiuta ad approfondire il movimento che di solito fate molto corto. Approfitto dell'elastico per andare più su. Eventualmente mi aiuto col braccio, ma l'obiettivo è quello di chiudere di più il fianco. 1 da 4. Pronti? Posizione. Vai. 4. 3. 2. Pausa. Tocca alle 3 serie da 8. Mi raccomando, profondi movimenti. Usate l'elastico, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, sali bene, pausa, 4, 3, potete ripetere, di nuovo, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, terza e ultima serie in arrivo, pronti, 4, 3, 2, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
ed è stop. Ottimo, passiamo i piedi dentro, siamo in posizione, ok, da qua ci spostiamo, pure potete rimanere ma dovete girarvi di schiena, ok, da qua altro dovremo fare che dei bellissimi interni coscia, ok, bene, da questa posizione tiro bene, ho incrociato l'elastico sul collo del piede, perfetto, così. Da qua avremo da sollevare il tutto. Posizione, se riesci a stare qua meglio, altrimenti ti distendi. Controllo, ci sei, da 4. 4, 3, 2, piccola pausa. 3 da 8. Insieme, gamba destra va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, profondo movimento, 2, pausa, ripetiamo, insieme, vai, 8, 7, 6, piede bene a martello, 4 ancora, 4, 3, 2, pausa, terza e ultima, bene in posizione. 8, vola, 8, 7, più su, 6, 5, 4, 3, 2, stop, benissimo, torniamo a cambiare elastico, andiamo a prendere di nuovo quello rigido, ok, abbiamo da fare tutta l'altra parte, tutta la parte sinistra, piedi all'interno dell'elastico, la gamba sinistra è ferma, la destra si solleva, potete andare per 4 volte, 4, 3, sinistra ferma, destra su, 4, 3, 2, pausa, 3 da 8 insieme, ci sei, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa, 4, 3, 2, vai di nuovo, seconda serie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piccola pausa, wonderful, terza e ultima, 4, 3, 2, vai, 8, 7, 6, 5, 4, su quel ginocchio, 3, controlla la schiena, 2, pausa, inserisci il piede, abbiamo lo squat e la spinta indietro, piede sinistro fermo, destro arretra, occhio alla schiena, 4, 2, vai, 4, 3, 2, pausa, 3 serie da 8, 4, 3, 2, vai, 8, 7, controlla la schiena, 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa, 4, 3, 2, di nuovo, vola, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa, ultimi 8, posizione, controllo, vai, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, stop. Come prima, porto sull'elastico, tolgo, mi distendo, porto l'elastico a terra, il piede sinistro a terra, la gamba destra sollevata, pronti ad estendere, bridge insieme, una da 4, 4, 3, 2, piccola pausa, le tre serie da 8, ampiezza mi raccomando, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa, ultime due serie, insieme, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa, ultimi open arrivo, posizione, vai, 8, 7, 6, profondo il movimento, 4, 5 le mani, ed è stop, portiamo l'elastico al di sotto del ginocchio, perfetto, decubito laterale, gamba sinistra verso l'alto, flesse 90 gradi, pronti ad andare, abduzioni, 4, vai, 4, ferma il bacino, 3, 2, piccola pausa, le tre serie da 8, insieme, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa, di nuovo, pronti, vai, 8, 7, 6, 5, 4, profondo, 3, strappa l'elastico, 2, pausa, ultima in arrivo, pronti, vai, 8, 7 così, 6 così, 5 così, controlla quell'addome, stabilizza il bacino, stop, cambio elastico, prendo l'elastico leggero, sta qua, star crunch, in posizione, il braccio opposto alla gamba, abbiamo l'elastico sulla gamba sinistra, il braccio destro e dietro, il movimento è quello di andare a toccare in alto al centro, mi raccomando, profondo il movimento, sfruttate l'elastico, insieme, serie da 4, vai, 4, 3, scendi bene col piede, 2, piccola pausa, da 8, pronti, vai, 8, 7, fuori l'aria, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, ultime due serie, insieme, vai, 8, 7, spira bene, 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa, ultima serie in arrivo, pronti? Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, decubito laterale, ricordi quello che abbiamo fatto prima? Crunch laterale, usando il braccio per poter andare un po' più su e chiudere di più l'addome, insieme, una da 4, pronti?
Vai. 1, 2, 3, 4, per 8, 3 serie, pronti? Vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa. A ripetere, pronti? Vai. 8, 7, 6, di più, 5, 4, 3, 2, pausa, ultima in arrivo, per 8, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, cambiamo lato per avere la gamba sinistra verso il basso, ok? Benissimo. Elastico sotto il piede destro, elastico a cavallo del piede sinistro col doppio incrocio. Abbiamo tutti e due i lembi dell'elastico che passano sopra il piede. Incastratelo bene sotto la suola. Piegate bene la gamba destra in modo da tenere l'elastico in tensione o sul gomito a terra. 4, vai. 4, 3, 2, piccola pausa. Pronti per 8. Insieme. Vai. 8, 7, profondo. 6, 5, 4, 3, 2, piccola pausa. Di nuovo. Vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, profondo, strappa l'elastico, pausa, ultima, 4, 3, 2, vai, 8, 7, più su, 6, 5, 4, 3, 2, ed è stop. Via l'elastico, ci prepariamo per lo stretching. Ci alziamo i piedi e stretch. Benissimo. Prepariamoci. Su un bel respiro, alto, al cielo. Estendi bene. Mettiamo in tensione il fianco. In apertura, così. Apri, apri, apri. Sali, sali, sali. Dall'altra. Apri, apri, apri. Scendi, allunga. Lascia cadere bene. Appoggia le mani. Allarga un pochino, non serve troppo. Spingiti tutto verso destra. Cerca di allungare un pochino l'interno coscio sinistro. Pochi ancora. Cambia, allunga, 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 ultimi, centro, avvicina, sali la testa, l'ultima, srotola la colonna, un bel respiro, wow. E abbiamo finito anche questa lezione di gambe addominali e glutei, ok?
Vi prometto che la prossima volta inizierà a essere un po' più complessa e farà un po' più male. Intanto cercate di capire bene le dinamiche dell'esercizio, le dinamiche dell'elastico, quale elastico è più confacente alle vostre possibilità. Cercate di capire com'è andata con l'interno coscia, soprattutto con i lavori sui glutei. Ok? Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao da Sasha e Fitness Privé.